Bentrovati. Oggi affrontiamo l'argomento delle note e delle definizioni musicali nella lingua francese. Faremo una cosa veloce, più o meno, io credo che sia comprensibile quello che dirà, quindi l'obiettivo sarà soltanto quello di vedere come vengono definite le note, le alterazioni. E tutto il resto. Il video originale è, in effetti è una composizione di tre video nel quale praticamente viene fatto un riassunto, quindi lo useremo anche allo scopo di riassumere un po' tutto quello che abbiamo visto finora. Iniziamo subito, la tecnica sarà sempre la stessa, fermerò il video laddove riterrò opportuno dare una spiegazione, se no faccio parlare. Ok. Passons maintenant aux notes elles-mêmes. Commençons par celles associées aux cinq lignes de la clé de sol. Comme nous l'avons vu, voici le mi, le sol, le si, le ré et le fa, parce que la répétition est mère de tout apprentissage. Ok, il primo passaggio che abbiamo visto ha detto la clé de sol, quindi questa è la chiave di sol, così come la chiamiamo noi, e poi ha dato i nomi delle note, già lo vediamo direttamente qui, il do, il re, il mi, il fa. In effetti non c'è nessuna differenza rispetto al modo nostro italiano di pronunciare le note. Andiamo avanti. N'est-ce pas? Le sol, deuxième ligne, donne son nom à la clé parce qu'on commence le dessin de la clé par cette ligne. Ok, ha specificato che il sol è la nota che dà il nome alla chiave perché la chiave parte in questo punto che è sulla linea del sol, è la linea. La linea del sol e quindi questa chiave si chiama chiave di sol proprio per questa ragione o chiave di violino come la chiamiamo noi. Le do central est ici sur la première ligne supplémentaire inférieure. Les autres notes, celles qui sont dans les espaces, sont le ré, le fa, le la, le do e le mi. Queste sono le note negli spazi, qua fa distinzione per memorizzare meglio. Le note sulle linee, quindi sulle righe, e sui righi e le note negli spazi. Quindi ha specificato che il fa, il la, il do e il mi, quindi anche il sol, sono le note che vengono scritte negli spazi, nella chiave di sol. On peut bien sûr aller plus haut avec le sol, le la, le si, le do, etc. Ok, ovviamente queste sono le note che stanno sopra il pentagramma. Les notes dont il faut être absolument sûr sont le do central, le sol deuxième ligne, le do troisième espace, le fa. Ok, qui ha dato un consiglio, ha detto ci sono delle note che per poter ricordare tutto, almeno all'inizio, è bene ricordare e imprimere bene la memoria e ha specificato che il do, il sol, il do centrale e il fa che sta sopra, quindi praticamente il do che è subito sotto il pentagramma, così come il sol che è sulla seconda, quindi già sai che quella sotto è il mi e quella sopra è il si e così via, lo stesso vale per il mi pare ha detto il do, che è sullo spazio sopra e quindi riesce a capire che sopra lo spazio successivo c'è il mi e sotto c'è il la. Le do au-dessus de la portée. Si vous connaissez ces notes sans aucune hésitation, c'est un bon début pour déduire les autres. Et... Vabbè, mi ha detto se conoscete perfettamente senza esitazione queste note, non avrete problemi a trovare le altre. Et avoir une lecture plus fluide. À présent, voyons les altérations. Le alterazioni, quindi come diciamo le alterazioni, l'esalterazione è naturale, vabbè, l'esalterazione sarebbero il diesis e il bemolle. Vous remarquerez que toutes les notes vues jusqu'à présent sont toutes jouées sur les touches blanches. Allora, tutte le note che sono state nominate sono sulle touches blanches, che sono i tasti bianchi, il tasto bianco. Du clavier. Les touches noires n'ont pas de nom propre, elles empruntent le nom des notes voisines. Exemple, la note jouée sur cette touche noire là. Ok, suonando, suonando la nota, il tasto nero, che è questo qui, il do diesis. Et selon le contexte, soit un do dièse, soit un ré bémol. Allora, giustamente dice che può essere un do diesis, quindi do diesis sarebbe il do diesis, o ré bémol, più o meno, stiamo parlando dello stesso, almeno per assonanza. Più o meno nello stesso modo con come li chiamiamo noi, quindi bemol e dies. Do, do dies, re, re bemol. Quand la note n'est ni dies ni bemol, on dit qu'elle est bécard. Voici un. Bécard invece è il bequadro nostro, cioè quello che annulla il diesis o il bemolle. Re bécard.
Par défaut, on dit juste Ré, le bécard servant à annuler le dièse ou le bémol précédent. Ok, Ré bécard, qui peut servir Ré, justement, qui annule le bémol. Voici le dièse, donc, voici le bémol, et voici le bécard. Ils sont toujours placés avant la tête de la note. Et si mettent davanti alla nota, così come una normale notazione scritta. Un intervalle est la distance sonore entre la hauteur de deux notes distinctes. Ok. L'intervalle, ça serait l'intervalle, la distance sonore qui c'est entre deux notes. Si vous regardez le clavier et que vous jouez toutes les notes, noires et blanches, en montant, vous entendez que les intervalles entre deux notes voisines sont tous égaux. Ok. Dice, se guardate gli intervalli in bianco e neri che sono su un clavier, quindi sulla tastiera di un pianoforte, avranno degli intervalli che sono tutti uguali. On appelle cet intervalle-là un demi-ton. Demi-ton è il semitono, demi-ton. Etc, etc. Tous les autres intervalles sont donc des multiples de demi-tons. Et quindi, tutti gli altri intervalli sono suonati che multipli del semitono, demi-ton. Mais plutôt que de dire qu'entre le do et le sol, il OK, questo facendo il salto fra il do e il sol. Il y a sept demi-tons. 1 2 7 semitoni. 3 4 5 6 7. On donnera un nom spécifique à l'intervalle. Ici, il s'agira d'une quinte. Ok, sta dicendo un quinte, come dicono loro, il quinto, un intervallo di quinta, e non è specificato che tipo di intervallo. De la même façon, entre deux notes séparées par deux demi-tons, on dira qu'elles forment un intervalle d'un ton. Due semitoni fanno un intervallo di un tono, o un ton. Un demi-ton, ça fait un ton. C'est plus pratique parce qu'il y en a beaucoup dans les gammes. Voyons donc les principaux intervalles qui nous seront utiles pour comprendre comment sont formés les accords. Ok, adesso spiegherà gli intervalli principali. Notamment. Prenons la gamme de Do majeur. Do majeur e Do maggiore, come lo chiamiamo noi. La gamme. Gamme sarebbe la scala. Specifichiamo che i francesi fanno distinzione fra échelle, che sarebbe scritto échelle, che è la scala, come noi la traduciamo, e gamme. La gamme è l'insieme delle note che formano una scala come la conosciamo noi. L'échelle più in generale è l'insieme di note, un insieme di note che per cultura, per storia, così definiscono quella che normalmente poi diventa una scala specifica, la gamme come la dicono loro. Loro definiscono la échelle tempérée, per esempio, che è la scala temperata, e all'interno della scala temperata, che è quella che usiamo pure noi tutti, hanno la gamma, che è la gamme, che noi tradurremmo come gamma, delle note, che poi sono le sette note o le dodici note che conosciamo bene. Dont les notes sont. Tout le monde connaît Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, bien sûr. Tout le monde significa tutti conoscono le note. Si on part du Do et qu'on passe à travers tous les intervalles possibles pour cette gamme, nous avons du Do au Ré, une seconde, du Do au Mi, une tierce, du Do au Fa, une quarte, ensuite une quinte, comme on l'a vu, une sixte, une septième, et enfin une octave quand on arrive au Do plus aigu. Ok. Specificato praticamente gli intervalli, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sixth, il septième, l'octave. Très facile donc de s'en souvenir. Une seconde impliquant deux notes, une tierce trois notes, etc., etc. Si on veut être un peu plus spécifique, il faut savoir que chacun de ces intervalles a un qualificatif. Qua dice, il termine è giusto, è il qualificativo, che poi in effetti è il termine che usiamo pure noi, il qualificativo, cioè la parte che qualifica l'intervallo, cioè l'intervallo è di seconda e poi può essere maggiore o minore. Questa parte in francese si chiama qualificative, cioè seconda maggiore o seconda minore, il maggiore o minore è il qualificativo, dell'intervallo, la qualità, come la chiamiamo noi, o la caratteristica. Cette seconde è maggiore, cette tierce aussi è maggiore, cette quarte e cette quinte sont justes. Juste è quello che noi chiamiamo gli intervalli giusti, gli inglesi perfetti, perfect, e quindi l'intervallo maggiore si dice maggiore, l'intervallo giusto è il juste. Cette sixte è maggiore,
ainsi que cette septième. Et finalement, l'octave est juste. L'octave est juste. C'est bien en considérant le nombre de tons et de demi-tons qu'on donne à ces intervalles leur qualificatif. Mais nous avons pris la gamme de Do majeur. Qu'est-ce qui se passe si on prend les intervalles d'une gamme mineure? Allora, che succede? Questa è la gamma, la scala del Do maggiore. Che succede se vogliamo vedere una gamma minore, quindi una scala minore? Regardons ça de plus près pour la gamme de Do mineur. Ok, questa è la gamma, è la scala minore di Do minore, abbassato la settima, la sesta e la terza, come ben sappiamo. Voici la gamme de Do mineur, qui a trois bémols à la clé, le Si. Tre bémolli in chiave. Le Mi et le La. Les intervalles, toujours en partant du Do, seront du partendo dal Do, gli intervalli sono Do, Ré, toujours une seconde majeure, c'est-à-dire un ton. Du Do au Mi bémol, une tierce mineure. Cette tierce mineure sarebbe la terza minore, quindi mineur et minore. Fois, un ton et demi pour la tierce mineure et deux tons pour la tierce majeure. Donc, une tierce mineure. Du Do au Fa et du Do au Sol, une quarte et une quinte juste, comme pour la gamme de Do majeur. Du Do au La bémol, une sixte mineure. Du Do au Si bémol, une septième mineure. Et une octave juste, comme pour Do majeur. Une tonalité est un ensemble de notes. Tes notes, par ordre de hauteur, forment une gamme. Alors, ecco, queste note formano una gamma, quindi una scala. E ha detto che la tonalità è un ensemble, è un insieme di note e di intervalli specifici. Ce sont les intervalles entre chacun des degrés de cette gamme qui déterminent le type de tonalité. Ok, ha detto il tipo di tonalità è definito dagli specifici intervalli che separano ogni singola coppia di note. On a principalement deux types de tonalité, majeur et mineur. Ok, tonalità maggiore e minore. C'est pour cette raison qu'on parle de la tonalité de Mi majeur ou de La mineur, et non pas juste des tonalités de Mi ou de La. Si vous regardez le clavier, toujours en prenant pour exemple la gamme de Do majeur, guardando le clavier, si vede la tonalità del Do maggiore, vous aurez, entre le premier degré et le deuxième degré, un ton, entre le deuxième degré et le troisième, un ton, entre le troisième et le quatrième, un demi-ton, ensuite un ton, un ton, un ton. Et pour finir, entre le septième degré et l'octave, un demi-ton. Conosciamo già la storia qual è. Praticamente ha detto che la distanza tra ogni singola coppia di note è data dal tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. C'est cette suite d'intervalles, soit ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, qui donne la couleur à la gamme. Ok, ci possiamo fermare qui. Più o meno abbiamo visto quali sono tutte le definizioni che si usano. Il passo successivo, dopo gli intervalli, quello degli accordi, che vedremo, ma alla fine il gioco, la definizione è la stessa, perché rimane tutto come accordi majeur, mineur, maggiori o minori, così come usiamo in italiano. Spero che la cosa sia stata gradita, così abbiamo completato più che altro questi viaggi nelle definizioni musicali di altre lingue. La cosa ritengo sia interessante perché è quello che ci fa capire, analizzando i termini, quali sono eventualmente altre impostazioni che si possono, come dire, approfondimenti, impostazioni che si possono arguire dal vedere in altre nazioni o in altre culture come la musica viene interpretata e nominata. Vi saluto e ci vediamo alla prossima.